Abile, vi chiedo scusa. Però voglio finire perché ho rimuginato per due giorni una cosa di cui ho discusso con un giovane dirigente del nostro partito due giorni fa, prima di venire qui a Salsomaggiore. È un aneddoto, poco più che un aneddoto, ma credo sia istruttivo, perché sul momento non sapevo cosa rispondergli e ora so cosa rispondergli e lo faccio pubblicamente. Questo giovane nostro dirigente, a cui io sono anche molto affezionato perché l'ho visto crescere, diciamo così, un paio di giorni fa è venuto e discutevamo di politica, mi ha detto: vedi, tu hai un problema. Avresti potuto metterti a capo dell'intera Sinistra Unita, ma purtroppo vuoi ostinatamente morire comunista. A parte il fatto che vorrei vivere comunista, ma a lungo questo. Però voglio restare alla metafora. Sì, ha ragione questo compagno. E lo dico a voi. Io preferisco essere l'ultimo nella gerarchia tra i comunisti che il primo nella gerarchia tra i non comunisti. È quella che Giorgio Amendola, in uno struggente libro autobiografico, chiamava una scelta di vita. È la mia vita, è la vostra vita, è la nostra vita. Ed è una vita che vale davvero la pena di condurre tutta a testa alta. Grazie mille, compagni.